La difficoltà è una lotta terribile di non diventare sentimentale. La più grande difficoltà è di non cadere nel sentimentale, perché se io divento sentimentale e vivo troppo le cose, il pubblico non lo vive. Invece devo sempre lottare per essere più freddo, un po' come lui. Io ho visto delle cose in televisione dove racconta il suo viaggio, il ritorno ad Auschwitz, e l'ho sentito questa... Lui era un scientifico, era un chimico, e la raccontava con semplicità, per cui ti arriva direttamente al cuore. Va benissimo, magari fossero teatri nuovi nell'Italia, perché veramente non lo fa più nessuno. Fanno il contrario oggi, trasformano un teatro in supermercato. Qui invece l'hanno trasformato un teatro in supermercato negli anni 60 e poi ritrasformato in... Perché cosa, non lo so, hanno troppi soldi, non lo so. Perché invece di costruire un teatro nuovo, se lo tenevano prima, si poteva usare tutti questi soldi per spettacoli, si poteva fare programmazioni per, non lo so, per 20 anni, 30 anni. Ciao Treviglio, ciao. Carro si è fermato e si è vista una grande porta e sopra una scritta vivamente illuminata. Il suo ricordo ancora mi percuote nei sogni. Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Gli ospiti del lager sono distinti in tre categorie: i criminali, i politici e gli ebrei. Sono tutti Häftlinge, tutti sono vestiti a righe, ma i criminali portano accanto al numero cucito sulla giacca un triangolo verde. I politici un triangolo rosso. E gli ebrei, che costituiscono la grande maggioranza, portano la stella ebraica rossa e gialla. Ed altro ancora abbiamo imparato: a rispondere sempre "Jawohl", a non fare mai domande, a fingere sempre di avere capito. Abbiamo imparato che tutto serve: il fil di ferro per legarsi le scarpe, gli strazzi per ricavarne pezza da piedi e la carta per imbottirsi abusivamente la giacca contro il freddo. Abbiamo imparato che d'altronde tutto può venire rubato, anzi viene automaticamente rubato non appena l'attenzione si rilassa, e per evitarlo abbiamo dovuto apprendere l'arte di dormire col capo con un fagotto fatto con la giacca, contenente tutto il nostro avere dalla gamella alle scarpe. Tutti lavoriamo tranne i malati. Tutte le mattine usciamo dal campo alla buna, tutte le sere inquadrati rientriamo. Tale sarà la nostra vita. Ogni giorno secondo il ritmo prestabilito. Auswicken und einrücken. Uscire e rientrare. Lavorare, mangiare e dormire. Ammalarsi, guarire o morire.